Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Nel video di oggi vogliamo parlarti di un metodo potente per aumentare la tua frequenza vibrazionale e lo faremo attraverso le parole di Mattias De Stefano, ragazzo indaco e insegnante spirituale argentino nato a Buenos Aires. Mattias è noto per le sue conoscenze sui temi spirituali e metafisici, i suoi insegnamenti per la crescita spirituale, la sua filosofia personale e il suo approccio alla spiritualità. Egli sostiene di avere ricordi di vite passate e di essere in grado di accedere a informazioni sulle energie cosmiche e sulla storia dell'universo attraverso la meditazione e la sua connessione spirituale. Egli afferma di avere la capacità di ricordare eventi storici e di conoscere la struttura dell'universo, del nostro pianeta e le leggi universali. In particolare, egli parla del suo dono di ricordare, iniziato all'età di 3 anni, che gli consente di accedere alla memoria universale e di comprendere il processo naturale della Terra e dell'umanità. Mattias spiega che i suoi ricordi sono legati a immagini, informazioni e ricordi sentimentali che lui disegna e scrive come gli viene richiesto dagli esseri che lo accompagnano sin dall'infanzia e che solo alcuni di noi riescono a vedere. Ecco un estratto di una sua intervista. Io sono la medicina, io sono il protettore, io sono la luce, sono il cammino. Sono colui che ha detto che Gesù stava cercando di incarnare ciascuno dei nomi di Dio. L'universo è tutto frequenze. Immagina che ogni realtà e ogni essere siano come una stazione radio, dove puoi sintonizzarti sulla frequenza che desideri ascoltare. Se non ti piacciono alcuni messaggi di qualcuno che parla costantemente di cose negative, cambi stazione e basta. Ma per farlo, devi sintonizzarti su una nuova frequenza, così da poter sentire nuovi messaggi. Il modo più opportuno, dice Mattias, per migliorare la propria vita è acquisire consapevolezza e ci sono solo 3 cose da cui possiamo iniziare per acquisirla. Dal corpo, dall'anima e dallo spirito. La prima cosa, per quanto riguarda il corpo, è cambiare il modo in cui mangi. È la cosa più facile e difficile allo stesso tempo, e non si tratta di cambiare il modo in cui mangi per essere più spirituali. Non è così. Si tratta di riconoscere ciò che il tuo corpo sta chiedendo veramente. Non è che per diventare più consapevoli o spirituali devi essere vegetariano o vegano. Fai ciò che il tuo corpo sta chiedendo. Se stai lavorando per la tua evoluzione e consapevolezza, sicuramente il tuo corpo smetterà di chiedere carne e inizierà a chiedere frutta, piante e semi. Perché per diventare consapevoli hai bisogno di luce e i migliori esseri che possono manifestare la luce nella materia sono le piante. Quindi, se stai cercando di rendere più chiara la tua memoria e risvegliare e illuminare il tuo DNA, hai bisogno di cose che manifestino la luce. Ecco perché questa è la prima cosa. L'altra cosa importante per l'anima è la respirazione. Tutte le sostanze chimiche del corpo sono fondamentalmente controllate da come respiri e dal modo in cui il tuo sistema endocrino funziona. Quindi devi ossigenare il tuo sangue e la cosa migliore da fare è prendere un respiro profondo e non dalla bocca. La bocca è stata fatta per mangiare e non per respirare. La respirazione avviene solo attraverso il naso, inspirando ed espirando, molto profondamente, dalla parte bassa dei polmoni. Ciò calmerà gli ormoni, calmerà le emozioni e organizzerà le informazioni dell'anima. Per me l'anima è energia, quindi le cose che si muovono. Quindi è l'energia che ti muove. Quella è l'anima. Presta attenzione a come respiri per riordinare i tuoi chakra, ossia la tua energia. Infine, la terza cosa importante da fare, che riguarda la sfera spirituale, il tuo sé superiore, è ridere di più. La risata è una chiave di alta vibrazione. Quando ridi, la tua vibrazione sale e non puoi più sentire niente che viene dal basso. Di conseguenza, se vuoi sentirti meglio nella tua vita, devi ridere di più, anche delle cose negative, e mantenerti sempre in una vibrazione più alta. Mangia meglio, respira meglio e ridi di più.
Il potere che abbiamo dentro di noi, la capacità di creare e manifestare, il potere che possiamo risvegliare in certe frequenze, muove le pietre. Ma affinché ciò accada, la persona che le muove deve essere completamente allineata con se stessa in ogni cellula, in una connessione profonda con se stessa. Le piramidi sono state costruite da persone che lavoravano e cantavano. Senza i suoni e il canto specifici, non ci sarebbero le piramidi oggi. Lavoriamo esattamente come una batteria. Tutto ciò che facciamo normalmente nella nostra vita, come mangiare, fare sesso, parlare, sono cose molto potenti, ma siamo ancora come dei bambini che cercano di giocare con qualcosa di veramente importante in modo inconsapevole. Parlare nella nostra esistenza è qualcosa di unico ed è il modo in cui puoi creare attraverso la frequenza, attraverso la risonanza. L'universo crea tutto attraverso la vibrazione. Abbiamo la capacità di creare con la vibrazione e a volte è davvero sorprendente come molte persone captino tutte le informazioni che sto dicendo anche se non capiscono una parola di quello che sto dicendo, perché magari hanno una cultura diversa o qualsiasi altra cosa. Riescono a catturare l'informazione oltre le parole, solo grazie alla vibrazione. Il potere che abbiamo dentro di noi è infinito, è solo che al momento ci stiamo semplicemente giocando. Stiamo solo cercando di capire come usarlo correttamente. La prima cosa pratica che suggerisco per risvegliare quel potenziale è capire il nostro potenziale unico e essere fedeli a noi stessi, invece di cercare di imitare gli altri o di conformarci a ciò che pensiamo che gli altri vogliano da noi. Ogni individuo ha un proprio potenziale unico che deve essere scoperto e sviluppato. Non dovremmo provare ad imitare il potenziale degli altri, ma piuttosto concentrarci su ciò che amiamo fare di più e che ci fa sentire più vivi e felici. Invece di affrettarsi a raggiungere il futuro, dovremmo goderci il presente e muoverci avanti verso ciò che ci appassiona. Dobbiamo sperimentare e crescere come individui. Bisogna farlo senza fretta, perché quando ti affretti a raggiungere il futuro, raggiungi la quarta dimensione che è l'eternità. Quindi non c'è fretta, perché l'universo non vuol dire andare da qualche parte. Si tratta solo di muoversi in avanti. Non c'è un posto dove andare, nessun luogo da cui veniamo è una costante. Quella è l'universo, una costante di tempo e spazio. Quindi, se facciamo tutto ciò che facciamo per finire qualcosa o raggiungere un punto, non saremo mai felici. E non si tratta di lasciare questo mondo, non si tratta di ascendere, non si tratta di vivere questa matrice. Si tratta di diventare la matrice. Tutto il sistema delle dimensioni rappresenta una prospettiva attraverso cui osserviamo l'universo. Iniziando dalla prima dimensione e procedendo fino alla nona, ogni dimensione rappresenta un diverso stadio di consapevolezza e di capacità di creazione. Nella prima dimensione siamo l'io sono, il nucleo centrale che non può vedere tutto ma può sentire tutto. Nella seconda dimensione siamo in grado di creare una terza dimensione. Nella terza dimensione siamo in grado di entrare nel sistema che abbiamo creato, ma dobbiamo dividere noi stessi in molteplici regni per poter sperimentare tutto. Nella quarta dimensione siamo in grado di cambiare e di creare forme per sempre, ma dobbiamo trovare un modo per sperimentare ciò che abbiamo creato. Nella quinta dimensione siamo in grado di capire tutto e sappiamo di poter far questo per sempre. Nella sesta dimensione siamo in grado di creare e imparare dall'esperienza. Nella settima dimensione ci sentiamo incredibili, ma dobbiamo scoprire cosa possiamo fare con questa sensazione. Nell'ottava dimensione comprendiamo che tutto è possibile e ci rendiamo conto di ciò che possiamo essere. Nella nona dimensione possiamo vedere ciò che siamo. Tutte le dimensioni sono collegate tra loro in un cerchio, dove la prima e la nona dimensione si toccano come se fossero la stessa cosa. L'uno rappresenta il nucleo centrale che non ha bisogno di capire tutto, ma può sentire tutto. La nona dimensione rappresenta la capacità di vedere ciò che siamo. In sintesi,
ogni dimensione è come un diverso stadio di consapevolezza e di capacità di creazione, dove l'ottava dimensione rappresenta il punto di massima potenzialità creativa. Scrivi qui sotto nei commenti cosa ne pensi di quanto affermato da Mattias De Stefano e se hai mai sentito parlare dei ragazzi Indaco. Se vuoi vedere altri contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. È un piacere averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.